e per il Banco di Sardegna con Carazzon che sblocca immediatamente San Martino, facilmente e comodamente il layup del 6-0, layup che permette al Banco di trovare il quinto punto. Timoni, il tiro realizzato, percentuali stellari in questi primi neanche tre minuti di partita. 2-1, secondo gioco da tre punti potenziale per la Dinamo in questa partita. Questi blocchi ciechi, questi tagli da dietro che hanno già sortito. Fine, trova il canestro che permette alla Dinamo di muovere il tabellone. Anche dopo canestro subito, corre rapidamente per il Banco di Sardegna, giocatrice in crescita esponenziale già da Janovic. Begic non riesce a controllare il pallone, poi vede il bel taglio lungo la linea di fondo di Pastrello, ne mette due in reverse. Ah, difesa schierata, 4 secondi per il tiro, ci prova Begic dall'angolo, una tripla realizzata, la Dinamo torna a contatto, buzzer beater per terra contro Bicol, la sfida nell'uno contro uno e alla fine riesce a realizzare. Eccezione per Del Pero, a vuoto Sparkle Taylor, a quel punto diventa facile lo scarico sotto per Bicol. Da meno 24 è arrivata con la palla del meno 2 e ha perso Brescia, però. Corre Taylor dall'altra parte, si arresta da tre punti e infila la bomba che a questo punto, coach, rimette la Dinamo definitivamente in partita. È davvero notevole qui, prova a imitarla Bicol che di forza va a prendersi questo uno contro uno di Lupari. Qui capisce tutto e anticipa Pastrello che vuole andare a chiudere 2-1. Canestro e fallo per Pastrello. Ha subito organizzato il press come da Grattini. Vediamo se adesso no, però c'è il rimbalzo di Gonzales che pulisce l'errore di Grattini. Ed è la tendenza nuova che si ha in Eurolega soprattutto. Intanto Gonzales si iscrive alla partita in maniera prepotente e poi il pallone in angolo per Pastrello, passo di incrocio benissimo per Pastrello. Bicol alto basso, eseguito molto molto bene qui da San Martino con due facili per Robinson là sotto. Problema Taylor, Begic, Gonzales, la tripla a segno. Shelly Gonzales riesce a perfezionare il recupero e poi la Dinamo che riesce invece ad andare in contropiede proprio con Carangelo. La partita si sta accendendo ancora. Conosco il motivo, ma la vedo molto nervosa. Qui Pastrello non riesce a reggere nel duello con Bicol. Bicol l'uno contro uno prolungato con Pastrello e alla fine sono 2-1 per la giocatrice arrivata dalla WNBA. Questa è un'ottima notizia. Le due lunghe sostanzialmente di San Martino con 4 falli a carico. Taylor intanto si prende il tiro dalla mid range. Ci fidiamo assolutamente del fischio arbitrale. Del Pero dentro in penetrazione, molto brava qui ad appoggiare al tabellone. E da lì qui intanto Del Pero si... ora ci prova Gonzales che pesca il jolly. Ancora la difesa zona di San Martino. Carangelo, palla in angolo, Gonzales è caldissima dall'arco, mette anche questa. Invece molto bene Gonzales qui, gran palla di Carangelo per il taglio di Begic. Possibile Taylor uno contro uno con Gilli dall'angolo, Pastrello la tripla cortissima. Finisce qui la partita, 83-64 il punteggio finale al Palace Radimini.